L'amore non è come un bambino che una volta fatta l'esperienza, che il suo volere afferrare il fuoco gli procura sofferenza, perché il fuoco lo brucia, comprende che egli al fuoco non si deve neppure avvicinare se non vuole farsi bruciare. L'amore torna e ritorna a tentare di afferrar se stesso, in memore del dolore che ciò gli procura, essendo esso stesso il fuoco che lo brucia. E cosa singolare, ciò che lo fa bruciare è proprio il suo non riuscirsi ad afferrare, sì che costretto a ripiegarsi su se stesso si consuma nel suo stesso ardore, senza mai esaurirsi, e rinnovando il suo dolore, senza mai imparare che a se stesso, esso l'amore, non si deve neppure avvicinare. E questo suo non imparare dipende dal fatto che esso, l'amore, non può che per esserci amar se stesso, sì che non può rinunciare al suo volersi afferrare, pena il non esserci affatto. Ugualmente accade a colui cui Dio ha dato il terribile dono di amare incondizionatamente e indipendentemente dall'essere egli a sua volta amato. Costui, infatti, essendo egli stesso l'amore, non può che continuare a soffrire del suo stesso ardore nel desiderio di unirsi all'amore, pena il morire. E ciò avverrà fino a che l'amore non riuscirà ad afferrarsi nel reciproco amarsi degli amanti, i quali, non potendo così mai più separarsi, non potranno neppure bruciarsi nel proprio fuoco, perché l'amore brucia come il fuoco fin tanto che non si unisce all'amore, smorzando in tal modo l'ardore rovente nella dolcezza infinita dell'abbraccio in cui l'amante si possiede nell'amante. E l'amore non riuscirà ad afferrarsi nell'abbraccio infinito degli amanti fin tanto che resterà imprigionato all'interno della forma finita degli amanti stessi, i quali a causa di essa sono costretti a restare separati e pertanto a bruciarsi dell'impossibile desiderio di unirsi.